Il sito a web Whiteboard ci consente, senza necessità di registrazione, di utilizzare una lavagna virtuale che possiamo condividere con altri utenti. Per scrivere a mano libera selezioniamo l'icona a forma di matita. Scegliamo poi lo spessore del tratto e infine il colore. Per scrivere basterà spostare il mouse sulla lavagna tenendo premuto il tasto sinistro. Se invece utilizziamo l'app per cellulare o per tablet, potremo tracciare i segni semplicemente col dito. Per cancellare l'ultima azione effettuata basta premere il tasto a forma di freccia. Per cancellare invece alcuni tratti specifici possiamo selezionare la gomma e tenendo premuto il tasto sinistro cancellare soltanto ciò che ci interessa. Selezionando l'icona a forma di forbice possiamo invece cancellare un'intera area. Cliccando sull'icona a forma di lettera possiamo invece scrivere un testo di cui possiamo selezionare la dimensione e il colore. Selezionando il simbolo dell'immagine, è possibile inserire nella lavagna un'immagine presa dal web oppure dal proprio hard disk. L'immagine, una volta caricata, può essere spostata, ridimensionata o girata a proprio piacimento. Una volta effettuate le modifiche necessarie, potremo renderle definitive premendo il pulsante di conferma. Le immagini possono essere modificate con disegni o scritte utilizzando gli stessi comandi già visti per la lavagna. Il pulsante con la figura di due persone consente di condividere il lavoro realizzato, come link, come codice da incorporare, oppure via mail. Le opzioni di condivisione consentono anche di creare un codice a barre la cui scansione può essere effettuata con un tablet oppure con un cellulare. È possibile inoltre scaricare la lavagna come immagine per poterla visualizzare anche offline. Selezionando l'opzione Share Image, si può anche condividere il lavoro sui social network. Vediamo ora come condividere una lavagna con altri utenti. Per mostrare le funzioni di condivisione di una lavagna, ho diviso in due il desktop. Sul lato sinistro vediamo la lavagna creata in precedenza. Sul lato destro ho aperto un'altra finestra che simula il desktop di un altro utente. Chi crea la lavagna premerà il tasto condivisione per procurarsi il link che individua la lavagna. Potrà poi copiarlo e condividerlo via mail oppure con i sistemi visti in precedenza. Al secondo utente non resterà che collegarsi all'indirizzo corrispondente, qui per comodità lo copiamo. Potrà anche inserire il suo nome per essere meglio individuato tra i collaboratori. Una volta premuto il tasto Join, il secondo utente potrà accedere alla lavagna e modificarla a suo piacimento. Ogni cambiamento sarà immediatamente visualizzato anche sulla lavagna dell'altro utente. Attraverso il tasto di condivisione è anche possibile attivare una chat che consenta ai vari collaboratori di comunicare tra di loro.